Ciao a tutti, oggi sono a bordo di una barca incredibile. Akala, un explorer di 43 metri, consegnato a marzo del 2022. Akala è un progetto one-off che nasce dall'idea di un armatore che con una barca dello stesso cantiere ha navigato sia l'Oceano Pacifico che l'Atlantico. Lo yacht è stato disegnato dal designer argentino Horacio Bozzo Design. Gli interni sono stati curati dal designer messicano Simon Hamui. La carena è un progetto di Sergio Cutolo di Hydrotech. Appena saliti a bordo troviamo la piscina con un grande prendisole. La particolarità di questa piscina è che ha il fondo in vetro, per cui trasmette la luce naturale al lazzaretto sottostante. Nel pozzetto troviamo la tradizionale zona dining con un tavolo che ospita comodamente circa 10 persone raddoppiandosi. A dritta la falchetta è abbattibile e si trasforma in una terrazza sul mare. Proseguendo verso prua, saliamo le scale per due ponti e arriviamo al Sander. Sono sul Sander. Troviamo qui un'altra jacuzzi, un fantastico prendisole, un tavolo da pranzo, il bar, la TV, uno skylight fantastico e tutto quello che si può desiderare di avere su un Sander. Sandeck è diviso da una grande vetrata scomparsa che serve per riparare gli ospiti dal vento. Un montavivande collega tutti i ponti della nave dal lower deck al Sandeck. Scendendo le scale arriviamo sull'upper deck, proseguendo verso prua e passando tra la plancia di comando dritta e la stazione di comando sull'aletta. Arriviamo alla zona dove viene posizionato il gommone. Infatti questa imbarcazione non ha un tender garage, ma ha la gru con tender e canoe sulla prua. Oltre a due grandi verricelli abbiamo un gavone a prua dove poter riporre parabordi e altro. Sotto al tender c'è la cala Nostromo, in cui l'armatore ha messo waterbike e biciclette. Sono nella plancia di comando sull'upper deck, a prua, ho un ampio visuale, vetrature frontali e laterali, sistemi integrati, play simrad, telecamere di poppa e poi c'è la possibilità di guardare anche fuori lateralmente. La cabina comandante è accanto alla timoneria, mentre le 5 cabine equipaggio, la cucina e una dinetta loro riservata sono nel lower deck. Oltre la timoneria, sull'upper deck di Akala troviamo la zona living principale di questo yacht. Il grande sky lounge panoramico si suddivide in una zona salone e in una zona da pranzo, che si affaccia a sua volta verso poppa su una grande zona lounge esterna. Ora torniamo al main deck però. Questo è il main deck, ma ha una dinetta molto spaziosa, molto elegante ed essenziale, con colori e accostamenti veramente belli, questa luce molto soft, dà veramente una sensazione di pace. Ci
ci sono piccole zone di servizio, piccole per modo di dire, zone di servizio in diverse zone dell'imbarcazione. Andiamo a vedere le cabine. Al main deck abbiamo la cabina armatoriale e altre tre cabine, mentre al lower deck abbiamo altre due cabine. Il main deck è molto ampio perché da mezza nave in poi ha tutto baglio. L'armatore ha unito l'eleganza alla sicurezza, scegliendo un pavimento in frassino antiscivolo. Questa scelta è vincente non solo da un punto di vista funzionale, ma oltre che essere molto elegante è anche molto piacevole sotto i piedi. L'accostamento con legno di quercia sulle paratie e l'utilizzo di quarzite, eucalipto e altri materiali pregiati rendono questi ambienti unici e raffinati. Le cabine VIP sono molto grandi, dato che si trovano sul main deck. Le grandi finestrature permettono il passaggio di tanta luce naturale, garantendo così un maggior contatto con la natura. Solitamente questa luce sono abituata a vederla per la sola cabina armatoriale. Gli ospiti di questa barca sono fortunati. Una caratteristica di queste porte è che sono pesanti, hanno il pantografo, per cui in navigazione non c'è quel fastidioso problema di avere la porta che sbatte. Sono nel lower deck dove abbiamo altre due cabine. Anche nel lower deck troviamo due cabine grandi. Dico questo perché per una barca di queste dimensioni avere sei cabine e tutte spaziose è raro. Dall'ampia spiaggetta di poppa, attraverso una porta stagna, si accede al lazzaretto. Questo è il lazzaretto, una zona molto grande ed è equipaggiato da qualsiasi cosa sia necessario per fare delle immersioni subacquee. Abbiamo anche un bagno che onestamente trovo molto comodo. Ecco il bellissimo effetto che si ha dalla luce naturale che proviene dalla piscina che si trova sul pozzetto. Siamo su un 43 metri e c'è anche la Engine Control Room, ambiente dedicato al controllo dei motori in navigazione, dal quale si possono in remoto operare quasi tutti gli impianti della sala macchine. È facile apprezzare, guardando la sala macchine, il know-how di Cantieri delle Marche. Infatti, tutti i macchinari sono facilmente accessibili senza dover smontare tubi o fare mosse acrobatiche per poter fare le manutenzioni. Questo è un aspetto molto importante che richiede molta attenzione in fase di progettazione, perché bisogna ragionare non solo sugli ingombri dei macchinari, ma lasciare anche lo spazio per gli smontaggi. I due motori Caterpillar C32 Acert da 746 kW, ovvero 2000 cavalli totali, le permettono di raggiungere una velocità massima di 15 nodi. Ad una velocità di 10 nodi, la nave ha un'autonomia di 5.000 miglia. Non male per una barca di 43 metri con una larghezza di 8,6 metri. Soprattutto se consideriamo che Cantiere delle Marche costruisce tutti i suoi yacht con lo scafo in acciaio e la sovrastruttura in alluminio.